Dunque, oggi iniziamo un argomento che ci porterà verso, diciamo, gli ultimi due macro capitoli del corso che ci mancano, quindi dobbiamo rilacciarci a quanto dicevamo già alla prima lezione. Nel corso ci sono sei grossi argomenti, grossi argomenti che corrispondono alle sei tipologie di esercizi di cui poi è composto l'esame, se dimentichiamo per un attimo le domandine di teoria. Modelli concettuali, modelli di processo, diagrammi di casi d'uso, narrative dei casi d'uso e siamo a 4 su 6. Ci mancano due aspetti che sono più legati, il prossimo, all'interfaccia grafica, quindi a come questi casi d'uso che abbiamo descritto e continueremo a descrivere nei laboratori le prossime settimane, nell'esercitazione, in termini astratti, in termini di scambio di informazioni, beh, come queste informazioni si concretizzano poi concretamente negli elementi grafici interattivi a cui, che siamo abituati a utilizzare. Quindi sempre per passare fino a avvicinarsi sempre di più all'aspetto finale del sistema informativo. Quindi questo sarà il quinto capitolo con la sua progettazione dei mock-up dell'interfaccia grafica, quindi delle bozze dell'interfaccia grafica. E l'ultimo capitolo invece prende un pochino di distanza su ciò che abbiamo fatto e si chiede dal punto di vista manageriale, quindi dal punto di vista di controllo di processo, come fare a far sì che ciò che fa il sistema informativo venga monitorato e possa essere poi valutato e migliorato, non tanto in quanto la prestazione del sistema informativo in sé, ma quanto del processo che viene gestito dal sistema informativo stesso. Quindi ragioneremo poi sull'impatto e sull'inserimento. E l'impatto organizzativo e sull'inserimento, diciamo così, a livello gestionale e direzionale dei sistemi informativi. Allora, però prima di arrivare a parlare di interfaccia utente, quindi sarebbe il quinto capitolo, dobbiamo fare un po' di approfondimento su come funzionano le tecnologie web di oggi. Allora, per alcuni magari sono cose già parzialmente note, per chi ha già fatto un corso di programmazione web nella triennale, e quindi vi chiedo di non russare troppo sonoramente nel caso, ma cerchiamo un po' di riprendere perché da lì cercheremo poi di estrarre quelli che sono i vincoli con cui si possono costruire le interfacce utente. Perché non tutto si può fare, esiste una certa, diciamo così, modalità di interazione tecnica, diciamo, vincoli tecnici che impediscono di fare certi tipi di interazione, per cui bisogna fare attenzione sia nella creazione dei casi d'uso, che poi soprattutto nella creazione dell'interfaccia utente, a mantenere, diciamo così, il giusto scambio di informazione, nel giusto ordine. Qui parleremo soprattutto di sistemi informativi web, diciamo che ci occupiamo per due lezioni di questo argomento, perché sono quelli, diciamo così, che vanno per la maggiore, in termini proprio numerici, ma spero di riuscire anche a ricavare un po' di tempo per estendere i ragionamenti che facciamo anche ai sistemi informativi che hanno un'interfaccia mobile, che vedremo non è poi così diversa, dal punto di vista dei sistemi informativi, soprattutto con impatto aziendale, non è diverso, non è troppo diverso come modello. Oggi, escludendo il mondo del web, quindi applicazioni a cui accediamo tramite un browser, e il mondo mobile, di fatto non si crea più nulla. Le applicazioni, sistemi informativi aziendali, di fatto ricadono oggi in queste due grosse categorie, con una forte predominanza delle applicazioni di tipo web. Esistono ancora sicuramente dei programmi ad hoc dedicati, no? Per svolgere, diciamo, determinati problemi, programmi che devo installare sul mio computer. Ma la tendenza è sempre di più, anche da parte dei fornitori di software che lavoravano su programmi installati, quindi con architettura client server, sempre di più spostarsi sul web. Mi fanno un po' ridere o piangere, alcune pubblicità a volte sentire alla radio, in macchina, dicono: ah, ma tu hai il tuo programma per fare le fatture? Sì, io ho una soluzione in cloud, no? Mannaggia, che grande passo avanti hai fatto con la soluzione in cloud per fare le fatture, per fare gli ordini, per gestire le comunicazioni, eccetera. Significa semplicemente che anziché avere un programma che ti devi installare sul tuo computer, tenere aggiornato, eccetera, eccetera,
semplicemente hanno spostato quella funzionalità in un servizio web e l'utente accede all'interfaccia usando quel servizio web. Adesso non stiamo qua a valutare vantaggi e svantaggi delle due opzioni, osserviamo, diciamo così, una forte migrazione verso questa tecnologia, osserviamola per ora dal punto di vista tecnologico, no, non dal punto di vista del perché si sceglie una piuttosto che l'altra. Allora, quindi cerchiamo di capire un po' bene cosa intendiamo con Web Information Systems. No? Web Information Systems sono sistemi informativi che usano le tecnologie del web, se vogliamo riassumerlo in una frase molto breve. Cioè tecnologie che sono state inventate per uno scopo molto diverso e che però vengono usate, sfruttate per costruire come strumento di comunicazione, di interfacciamento e di integrazione di sistemi informativi. Di fatto sistemi informativi la cui erogazione passa attraverso due livelli: uno, la connessione alla rete internet, e due, le tecnologie propriamente dette del web, quindi HTML e l'utilizzo di browser web. Mantenete sempre ben separati i due concetti, quello di internet e quello del web, perché sono, dal punto di vista tecnologico, due bestie completamente diverse. Internet fornisce la connettività, punto e basta. Cosa ci faccio con questa connettività? Al fornitore di servizi internet non interessa, non deve interessare. Il web è una delle applicazioni, la predominante oggi, che lavora usando internet, a cui siamo abituati attraverso un browser. Il web significa entrambe le cose. Significa che pensiamo di avere più nodi distribuiti, almeno due, l'utente da qualche parte col suo PC e il sistema informativo vero e proprio, il server principale, che sta da qualche parte dentro una sala server, e questi nodi tra di loro si parlano usando la connettività data da internet, che poi stiamo parlando dell'internet pubblica, che stiamo parlando di reti private costruite usando le stesse tecnologie di internet, tipo le classiche reti private virtuali o soluzioni extranet, non voglio entrare nel dettaglio delle tecnologie di rete, ma il tipo di protocollo, il tipo di comunicazione è lo stesso. C'è un minimo due, ma tendenzialmente avrò un data center invece che contiene più di un computer e centinaia magari di utenti collegati. Una delle caratteristiche di base è che si parlano attraverso la rete internet, che diventa quindi un prerequisito per il funzionamento del sistema informativo. Cioè non mi basta, non mi serve e non mi basta una linea telefonica qualunque, non è un collegamento punto a punto tra la filiale e l'agenzia centrale, dove è il luogo dove è memorizzato il server, dove è ospitato il server. È semplicemente l'uso della rete internet o simile a internet, quindi internet pubblica o un sottoinsieme di internet privato. Questo è il primo livello. Il secondo livello è quello del web, che l'interazione avviene usando un browser. Voi vi aprite Firefox, aprite Chrome, aprite Internet Explorer, aprite, come si chiama adesso, Edge, quello della Microsoft, aprite Safari se siete sul Mac, Opera o chi altri, e attraverso quel browser fate tutto. Tanto per capire la differenza, un programma che usa internet ma non usa il web è, lo consiglio a tutti, Dropbox lo installate sul vostro computer, sincronizza i file tra le varie copie con i vostri amici eccetera eccetera. Normalmente non usate un'interfaccia web, c'è il suo programmino che fa cose, si integra con i menu del sistema operativo, con il menu di esplorare risorse. Non ha un'interfaccia internet, non ha un'interfaccia web, è un'applicazione che richiede internet. Nel momento in cui parla la connessione internet, lui vi dice fai pure ma io non sincronizzo, ma non usa, non ha un'interfaccia utente che si basa su un browser. Quindi quando noi parliamo di web parliamo di interfaccia utente standardizzata all'interno di un browser.
Dopodiché, le varie tipologie, ma qui non sto a fare il gestionale di turno, perché non lo sono, le varie tipologie di servizi informativi web, sistemi informativi web, sono le più diverse a seconda di quali sono gli attori che vengono messi in gioco, i macro attori in questo caso. No? Quindi vediamo aziende che hanno bisogno di collaborare, quindi c'è tutto il mondo del business to business, c'è il mondo del business to consumer, che sono essenzialmente il business to consumer è quello che conosciamo di più come utenti finali, perché magari abbiamo accesso a siti, servizi, eccetera. C'è la pubblica amministrazione che ha bisogno di dialogare sia con le aziende che con gli utenti finali. Ci sono i servizi di collaborazione tra utenti finali, e tipo le reti sociali, ad esempio, sono di questo tipo. E quindi all'interno di scambi di informazioni o transazioni anche di economiche o di merci che avvengono nel mondo reale, tra entità reali, queste, molte di queste, sono gestite o mediate da applicazioni web, da sistemi che chiamiamo a tutto titolo sistemi informativi web. E ovviamente a seconda del tipo di transazione che sto gestendo, possono essere transazioni più semplici o più complesse. Possono essere processi interni in un'azienda oppure processi magari semplici di vendita esterna. Quindi sono nati varie nature, varie tipologie, no? di servizi di sistemi informativi e quindi servizi offerti da questi sistemi informativi che poi hanno, col passare del tempo, poi la nomenclatura evolve, alcuni si evolvono di più, altri si evolvono di meno, dal commercio elettronico alle aste, al sito di contenuti, al sito di comunicazione, al sito di servizi propriamente detto, dove di fatto si va a sostituire allo sportello fisico uno sportello via web, che replica la maggior parte delle operazioni che prima dovevi fare, potevi fare allo sportello fisico. Sentivo stamattina, sempre venendo qua per radio, una cosa che mi ha fatto inorridire, c'era la Equitalia, no? Conoscete tutti, che ieri ha subito un attacco. Il sito di Equitalia ha subito il classico attacco di Distributed Denial of Service. Sapete come funziona, no? Un attacco di tipo denial of service, o di negazione del servizio, avviene quando tu hai un sito che ti sta sulle scatole e vuoi fare del danno. Quindi facendo del danno è come se tu ti collegassi e facessi tante volte carica la pagina, carica la pagina, carica la pagina, carica la pagina, 1000 volte al secondo, quindi di fatto bombardi, poi vedremo qual è il meccanismo, bombardi il sito di richieste e quel sito non ce la fa starti dietro. È ovvio che se sei da solo, fai prima farti venire il crampo al dito che non mettere in crisi un portale. Però se non sei da solo e siete in 100.000 a fare tutti la stessa cosa, sullo stesso sito, nello stesso tempo, mandate in crisi l'infrastruttura del sito che non è mai stata dimensionata per avere 100 utenti contemporanei e schizofrenici, no? Per questo si chiama di denial of service distribuito, distributed DOS, denial of service. Come fate a mettervi d'accordo in 100.000 per andare tutti alla stessa ora a martellare lo stesso sito? Non riuscirete mai a mettervi d'accordo 100.000. Ma se voi fate circolare un virus che infetta 100.000 computer, quel virus se ne sta lì bello, tranquillo, dormiente, in attesa che chi ha diffuso il virus mandi il comando a tutti i computer infettati dicendo adesso è ora di martellare da quella parte. E quindi se volete farlo, basta trovare la banda di criminali giusta che vi affitta la rete di computer infettati per poter fare questa cosa. Non è appunto che sia saia, cioè, avviene tutti i giorni. Vabbè, questo è l'ente fatto. Il fatto era, intervistavo stamattina il tizio dell'Agenzia delle Entrate, che diceva sì, effettivamente il sito è stato giù per non so quanti minuti, quante ore, fino a quando non sono riusciti, diciamo, a bloccare questo tipo di attacco. Ma non abbiamo negato il servizio a nessuno perché le stesse operazioni che potevi fare sul sito potevi anche andare a fare nello sportello fisico. Allora, va bene che era per radio perché altrimenti un calcio gli avrei tirato a dire una cosa di questo genere. Lui diceva che il servizio non è venuto a mancare perché comunque potevi andare a piedi fino all'agenzia d'entrata e far coda allo sportello. Vuol dire che hanno capito tutto, no? Della tecnologia della digitalizzazione. Per loro l'online, sì, vabbè. Una cosa in più che facciamo perché è di moda, ma lo sportello è quello che può. Vabbè. Qui mi sono perso nelle divagazioni. A noi non interessa tanto
distinguere se stiamo sviluppando, o perlomeno in prima approssimazione, se stiamo parlando del sito web in cui la mia prozia carica le ricette di cucina che l'ha tramandato, no? E quindi è un sito che avrà tre utenti che si collegano una volta al mese, oppure un sito di grandi dimensioni. Qui c'è un grafico che cerca di mappare sul tipo di relazione business to consumer o business to business l'altro asse che dà la complessità organizzativa del processo gestito da questi siti, si va sempre più sulla complessità. Qua sopra, se io ci vedo sopra Amazon e immagino che cosa succede lì dietro tutte le volte che faccio un click, in termini di prodotti, fornitori, logistica. Cioè è un mostro quella cosa lì, no? Nascosto dietro un'interfaccia molto semplice, molto diretta e molto veloce. Io non so come faccio ad essere così veloci facendo tutti i calcoli che devono fare. Quindi è un mostro tecnologico dietro, oltre che organizzativo e logistico, rispetto al sitino appunto visitato da 5 persone al mese. Ma le tecnologie che li tengono in piedi sono le stesse. Ma potrà sembrare strano, almeno dal punto di vista dell'interfaccia e dell'interazione con l'utente. Le tecnologie che li tengono insieme sono le stesse. Ciò che cambia ovviamente è l'investimento in hardware, in scalabilità, in potenza di calcolo e anche in complessità del software, ovviamente, quindi gli anni di sviluppo che sono serviti a livello di software per ovviamente gestire sistemi che siano più complessi. Ma gli esperti. Che mi è piaciuto quando l'ho trovato, purtroppo col passare degli anni non hanno aggiornato più di tanto, però arriva fino a qualche anno fa. Cos'è questo diagramma? Questo diagramma cerca di riassumere l'evoluzione delle tecnologie del web dalla nascita fino ad oggi. Vi dico come si legge. Riduco un attimo lo zoom, altrimenti non si capisce nulla. Allora, l'asse orizzontale è l'asse dei tempi, no? Vedete in alto 90-91 e arriva fino al 2012-2013, ma poi da qui in avanti l'aspetto non è cambiato molto. Quindi voi siete più o meno di quegli anni, no? Quando siete nati? Quindi a quell'epoca internet esisteva già, era una cosa per pochi, il web no, non esisteva. Il primo sito web è nato nel 91-92. Prima non esisteva nessuna delle cose che oggi diamo per scontate in termini di web. Ovviamente il primo sito web era anche l'unico, nel senso che all'inizio il web era fatto da un sito solo. E questo sito solo, questo inizio di web, su cui nessuno o pochi avrebbero scommesso che avrebbe avuto una crescita di questo genere, beh, da un lato usava la rete internet che già esisteva, tenendo presente che all'epoca la rete internet non era qualche cosa che tu compri e metti sulla tua SIM telefonica, ma era una rete che collegava tra di loro pochi enti governativi e alcune università, diverse università al mondo tra di loro, attraverso una rete pubblica, una rete di ricerca, non aveva ancora l'aspetto commerciale, non c'erano ancora gli operatori telefonici che ti vendevano la connettività, no, non c'era come offerta commerciale, non esisteva ancora. Però tra questi grossi enti c'erano queste intercomunicazioni inter che venivano usate essenzialmente per fare posta elettronica, per fare trasferimento di file via FTP e poco altro essenzialmente, cominciava a sentirsi l'esigenza di riuscire a scambiare informazioni in modo più efficiente. Okay. Il web l'hanno inventato al CERN a Ginevra. Tim Berners-Lee ormai la conoscete tutti, è diventata una personalità famosa, era un tecnico informatico al servizio dei fisici nucleari che lavoravano al CERN a Ginevra. E uno dei problemi di questi fisici era pubblicare articoli nei quali ovviamente presentavano i risultati dei propri esperimenti con le particelle che andavano a sbatacchiare di qua e di là e condividerle con i propri colleghi dall'altra parte del mondo. Tenete presente che a quell'epoca condividere un risultato di ricerca con i tuoi colleghi poteva richiedere 6 mesi di tempo.
perché dovevi pubblicarlo su una rivista. Pubblicare sulla rivista non è una cosa che fai in 10 minuti, quindi mandare l'articolo, mandarlo alla rivista su carta. No? Quando ho iniziato a lavorare al Politecnico si faceva ancora così, scrivevi un articolo, ne stampavi, già stampanti laser e cose del genere quell'epoca, ma stampavi 5 copie e le mandavi all'editor della rivista. L'editor della rivista, di queste 5 copie, una se la teneva per lui e l'altra mandava a 3-4 persone che facessero le correzioni, le revisioni, i commenti. Su carta, via posta, no? Spendevamo un fracco in corriere che non vi immaginate. Dopodiché questi revisori facevano la revisione e rimandavano indietro i loro commenti. Inizialmente scritto su carta, poi è diventato via fax e ultimamente via mail, no? Ma non c'era il web, non c'era il sito su cui caricavi le correzioni, no? Vabbè, dopodiché, viste le revisioni, l'editore mandava all'autore i commenti, diceva l'articolo accettato, non accettato, migliora questo, il processo si ripeteva 2 o 3 volte fino a quando l'articolo veniva accettato, pubblicato su una rivista, che magari 2 o 3 mesi dopo sarebbe stata pubblicata e spedita nella tua biblioteca e nella biblioteca degli altri tuoi colleghi, i quali poi andavano a leggerlo. Quindi 6-9 mesi minimo per questo processo. Magari l'esperimento di oggi, i tuoi colleghi in Giappone facevano un esperimento analogo e come facevi a scambiare i dati? Sì, potevi scambiarteli così, ma non erano visibili a tutti. Se tu conoscevi il tizio che era interessato, per cui magari molte informazioni viaggiavano nelle conferenze, si parlavano tra di loro, si scambiavano informazioni. Per farla breve, questo team Berners-Lee ha detto, ma magari usando la rete internet ci inventiamo un modo per poter condividere più facilmente informazioni e documenti. Qui si è inventato 2 cose che ci sono ancora oggi. Un linguaggio che si chiama HTML, per descrivere dei documenti, per scrivere dei documenti. Voi dite, ma perché non l'ha fatto in Word? Non c'era ancora Word. Perché non l'ha fatto in PDF? Non c'era ancora stato inventato il PDF, no? All'epoca. Esistevano tanti altri formati di word processing, simili a Word, tutti incompatibili tra di loro. Perché ogni sistema operativo aveva i suoi programmi di word processing e non c'era nessuno standard di interscambio dati. Per cui questo qua ha detto, inventiamoci un linguaggio che sia semplice, che però sia facile da implementare su qualunque computer. E poi non basta avere un formato per poter scrivere un documento che avesse un minimo di formattazione tipo titoli, sottotitoli, tabelle, immagini, figure, eccetera, eccetera. Poi elenchi puntati, elenchi numerati, le cose di base che ci servono per scrivere un testo. Ci serve anche un meccanismo per poter spostare questi documenti dall'America al Giappone, alla Nuova Zelanda, alla Svizzera. In modo che un ricercatore che è in una determinata nazione possa facilmente acquisire, ricevere una copia dei documenti che qualcun altro ha creato. E quindi ha inventato questo protocollo HTTP, che è un meccanismo di trasferimento dati semplicissimo, libero nel senso che non richiede nessuna password, nessuna autenticazione, nessuna, a differenza dell'FTP che è un pochino più complesso, è molto più semplice. Ha inventato questi 2 ingredienti. Questi 2 ingredienti messi insieme fanno il web. Fanno gli ingredienti di base del web. Nel tempo. Quindi il tempo va avanti, ma HTTP, che è nato nel 91, continua a essere usato oggi. E più andiamo avanti, più continua a esserci. Su e giù. Può darsi che una determinata tecnologia, prendiamo HTML, si evolva, quindi qui c'era la versione HTML1, poi HTML2, 3, 3.2, 4, adesso siamo alla 5, stiamo lavorando a 5.1, e quindi qui è indicato dal fatto che questa tecnologia in qualche modo subisce degli aggiornamenti. La cosa strana e curiosa è che HTTP non è mai stato aggiornato, perché andava già bene così, era talmente semplice che no, in realtà è stato un aggiornamento dalla 1 alla 1.1, ma che è avvenuta subito praticamente nello stesso anno. E poi è rarissimo trovare una tecnologia che in 25 anni non abbia subito modifiche, no? E succede rarissimamente per quelle che effettivamente hanno successo, e vedremo quanto è semplice e che giustifica il fatto che sia anche versatile e utilizzabile ovunque in moltissimi contesti. Cosa c'è d'altro nella figura? Ci sono i browser, quindi queste righette orizzontali nere rappresentano i singoli browser, quindi il Mosaic che nessuno di voi ha conosciuto, Netscape che è stato il primo browser, il nonno di Firefox,
Opera Internet Explorer, a un certo punto la Microsoft si è accorta che esisteva Internet circa 5 anni dopo. Safari, quindi la nascita di Safari 2003 in corrispondenza dei primi Mac, che è della, diciamo, della rinascita dell'Apple, Firefox più recente, Chrome più recente ancora. E vedete che ci sono dei puntini su queste linee che indicano il numero di versione dei vari browser. E l'intersezione tra queste tecnologie, che ne so, prendiamo HTML4 e i vari browser, ci dicono che HTML4 è stato supportato da Opera per la prima volta nella versione 3.6, perché la interseca qui. Per la prima volta da Netscape nella versione 6 e così via. Quindi queste curve vanno avanti e indietro per andare a intercettare i vari browser nel punto in cui hanno supportato una determinata tecnologia per la prima volta. Adesso ci sono una manciata di tecnologie che sono fondanti, HTTP, HTML, i cookie, che sono qua, che per voi tutti saranno sinonimo di rompimento di scatole, tutte le volte che entri in un sito devi dire sì ai cookie, ma che cosa sono questi cookie? La sicurezza, SSL, l'interazione, interattività attraverso il linguaggio JavaScript e praticamente basta, fino a Ajax è un uso del linguaggio JavaScript che crea i siti, diciamo così, autoaggiornabili e poco altro in termini di tecnologie fondanti. Poi è ovvio di tecnologie ce ne sono tantissime. Ah, no, CSS, dove sono finiti? CSS. Se no, senza CSS avremo pagine noiosissime in bianco e nero. CSS 3, dov'è il CSS 1? CSS 2, ecco qua, i fogli di stile CSS. Quindi sono 4-5 tecnologie di base, tutte già con la loro veneranda età, nel senso che è tutta roba che risale alla prima metà degli anni 90, che sono ancora adesso alla base delle tecnologie web attuali. Poi ovviamente andando verso su tempi più recenti si sono aggiunte sempre più cose, sempre più linguaggi, sempre più librerie, sempre più standard per poter fare cose, che so, ad esempio qui si parla del trascinamento, il fatto di poter prendere un file dal desktop, lo trascini dentro la finestra di un browser e ti scatena l'upload di un documento, no? Che metti in comunicazione mondi completamente diversi, il file system del desktop con la finestra del browser. E questa è una cosa che si è potuta fare solo relativamente recente, cioè più di recente. Quindi si aggiungono nuove cose. Sapete qual è la cosa che mi preoccupa di questa figura? È che vedete di tanto in tanto nascere un nuovo nastro, un nuovo serpente, una nuova tecnologia, non ne vedete mai morire nessuno. Non c'è nessuna tecnologia che a un certo punto esce dalla figura e dice, da qua in avanti non viene più usata. Da qua in avanti non serve più. Non devi più sapere queste cose per poter essere nel mondo dello sviluppo web. No, è sempre un'aggiunta. Uno sviluppatore web minimo minimo che si rispetti oggi, se non gestisce almeno 10-15 linguaggi, magari qualcuno di più, qualcuno di meno, con più o meno padronanza, non è in grado di capire nella sua interezza il funzionamento di un'applicazione web, perché è un miscuglio di linguaggi diversi. È così, è una cosa che è nata e evoluta per 25 anni, ogni tanto si aggiungeva qualcosa perché serviva, perché faceva comodo. A volte in modo estremamente opportunistico. Va bene, può servire, lo uso. Dal momento in cui uno ha visto lo uso e un altro ha detto guarda che funziona, ci siamo fregati per sempre, ormai quella tecnologia è entrata e non si può più cancellare. Se lo dovessimo reinventare da oggi il web, probabilmente faremmo un progetto un pochino più pulito, no? Un pochino meno complicato come tecnologie. Però questo ci teniamo, nessuno si sognerà mai di buttare via e ricominciare da zero, e vedremo che certe scelte sono state proprio sfortunate. Allora, questo è il livello di complessità. Adesso noi cercheremo di approfondire un po' meglio questa parte qua della figura, no? In cui non ci sono ancora troppi casini, non ci sono ancora troppi dettagli, anche perché appunto sono più casi di nicchia,
e non sono quelli, diciamo, quelli fondamentali che ci interessano. È solo per darvi un'idea del perché è così complicato, è perché man mano qualche cosa serviva ed è stato aggiunto. E tutto questo si basa su una architettura di riferimento comune che ho provato a riassumere in questa piramide, in cui noi siamo là in punta, noi utenti, qua sulla parte appuntita della piramide, che usiamo il nostro computer. E sul nostro computer abbiamo un browser installato. Apriamo il browser e ci colleghiamo a qualche sito internet. Oppure abbiamo un'applicazione, che so, installata sul cellulare. Allora, sul cellulare c'è un browser anche, ma in molti casi usi delle altre app installate, specifiche, che non sono browser, ma sono altri tipi di applicazioni. In realtà queste altre applicazioni al loro interno hanno un piccolo client web che usano per comunicare con il loro server. Quindi tutta l'architettura che sta in mezzo è la stessa, è quasi indipendente dal fatto che noi usiamo un browser o un'applicazione. E ciò che sta in mezzo cosa c'è? Beh, c'è il livello di trasporto, internet. La rete internet, che qui è disegnata in verde, serve per spostare i dati dal client al server e viceversa. Quindi fin tanto che il vostro client, il mio computer, il mio cellulare, sono collegati a internet e il server con cui devo comunicare è collegato a internet, poi tra questi due punti, che possono essere agli antipodi del mondo, in qualche modo la rete internet ci pensa lei, detto brutto, se vi sentisse un collega che fa reti mi ammazza, ma la rete internet ci pensa lei a far arrivare i dati dall'altra parte, con i tempi, con la velocità che dipendono da quanto è buona la rete, da quanto sono disposto a pagare per avere banda. Per noi essenzialmente è un elemento di ritardo, semplicemente. Noi possiamo dare per scontato che il mio browser comunichi col server, ovunque esso sia, fin tanto che è collegato a internet, e internet, vabbè, ci mette del suo, ritarda un pochino i dati, ritarda un pochino il collegamento, ma garantisce la comunicazione tra il browser e il server. Quindi i due ingredienti di base dal punto di vista architetturale del web sono un browser nelle mani dell'utente e un server web messo da qualche parte. Questi due signori si parlano usando il protocollo HTTP, quello che è stato inventato 25 anni fa. Quindi su internet va e viene, vanno avanti, tornano indietro, dei messaggi codificati col protocollo HTTP. Poi lo vediamo come è fatto, è semplicissimo. Si legge, sono righe di testo questo protocollo HTTP, protocollo cosa sarà? No, è una cosa semplice, è una convenzione semplice di scambio di dati. Si parlano con un software che si chiama server web, che ha come scopo principale, l'unico scopo nella vita del server web, è quello di rispondere alle richieste che arrivano via HTTP. Da chi? Da tutti. Da chiunque. Nel momento in cui quel server è collegato a internet, chiunque al mondo conosca il nome o meglio l'indirizzo IP di quel server è in grado di mandare una richiesta HTTP e lui tendenzialmente risponde. Questa è la natura di HTTP. Ti faccio una domanda, tu mi rispondi. Finisce lì. L'unica cosa che fa HTTP sa fare una cosa, quella. In realtà il server web, poiché gestisce la comunicazione, da solo non è in grado di capire cosa deve fare il sistema informativo. Il server web, forse per lui, gli chiede un documento, me lo dà. No? Magari sarebbe meglio lì dentro metterci un pochino di logica, per cui quel documento me lo dà solamente se prima ho fatto il login, se sono un utente di un certo tipo, se sono autorizzato e magari se ho pagato. Altrimenti sarebbe bene che il server web mi desse una pagina di errore, tipo no, guarda caro, questo non lo puoi prendere, però se hai $200 che non ti servono me li dai e io te lo faccio vedere, o ti iscrivi a questo servizio, cose di questo genere. Allora, questa logica con cui funziona il sito non è propria del server web, il quale deve gestire la comunicazione e basta, è proprio di un altro livello sottostante che noi chiamiamo server applicativo. A volte lo chiamo application server, a volte lo chiamo il livello della logica di business o il livello delle regole, tutti i nomi che si intercambiano, dove c'è effettivamente il software scritto che fa girare il sito.
che dice al sito cosa deve fare. HTTP è nato per prendere documenti scritti da uno e farli leggere a un altro, basta. Noi adesso questi documenti in realtà si trasformano in applicazioni, diventano dinamici, cambiano, no? Si adattano a seconda di chi li richiede. E noi li chiamiamo le pagine web, non più documenti. Questo lavoro di adattamento, di dinamicità, di logica, di controlli, viene svolto dal livello dell'application server. Dal livello application, l'applicazione. Dove il livello web server di solito è un software fatto che uso senza dover modificare. Perché tutti i siti web usano tutti il protocollo HTTP e quindi possono usare tutti lo stesso software per rispondere alla richiesta HTTP. Il livello applicativo invece me lo devo fare ogni volta da zero o quasi da zero perché dipende da che cosa fa il mio sito. Il livello applicativo che sta dietro Gmail e quello che sta dietro a Facebook sono completamente diversi. Perché? Perché i siti fanno cose diverse. Mentre entrambi usano come front-end lo stesso server web, probabilmente, no, sono sicuro. Dopodiché, come qualunque applicazione, l'applicazione gestisce la logica, gestisce l'interazione, gestisce le regole, gestisce i processi, ma ha bisogno da qualche parte di memorizzare i dati. Dove li memorizza i dati? Beh, tendenzialmente li memorizza in un server di database, un DBMS. Quindi il livello applicativo sa cosa fare, ma poi c'è sotto quello che noi chiamiamo un modello concettuale, nel nostro mondo un pochino astratto della preimplementazione, in cui i dati vanno a finire. Quindi quando l'utente clicca su una certa cosa, arriverà la richiesta al server web, che la passa all'application server, che decide che deve aggiornare un certo dato nel database. E sulla base di questo aggiornamento, l'application server costruisce una pagina di risposta che il web server rimanda in giro per il mondo fino a quando non arriva al browser dell'utente. Questo è il percorso che fanno tutti i nostri click su internet, attraversano questi livelli. Il livello web server e il livello database server sono software esistenti, il livello application server invece è software applicativo specifico, cioè il nostro sistema informativo. Il software del nostro sistema informativo, il software custom che noi creiamo. Poi le cose non sono così semplici, nel senso che a volte il mio sistema informativo ha già la risposta nei propri dati. A volte non ha la risposta nei propri dati e quindi è necessario andare a interrogare o integrarsi con dei servizi esterni. E quindi l'application server può sì accedere al database, ma anche accedere a servizi esterni a cui fare delle richieste aggiuntive. Il dialogo che c'è tra application server e servizi esterni, guarda caso, avviene ancora sempre, quasi sempre, via HTTP. Quindi si riusa anche a livello back-end, proprio tra comunicazione tra server e server, lo stesso protocollo HTTP che è stato pensato invece per interagire tra utente e server. Questo è un po' lo schema generale, sentiamo nei vari blocchi. L'unico commento solo sulla parola server. Io qua, ma come quasi sempre, usiamo la parola server in modo logico, non in modo fisico. Server qua lo indichiamo, lo intendiamo come un livello architetturale. Poi può darsi che per fare il livello web server di un sito con un traffico enorme mi servono 15 computer fisici, 15 server fisici che tutti insieme si dividono il carico del livello logico web server, perché si dividono le varie richieste. Oppure può darsi che i nostri siti siano talmente sgualfi che ce ne stanno 100 su un unico server fisico. Quando voi comprate un hosting o prendete un sito su Aruba o cose di questo genere, non è che vi regalano un computer per voi. C'è un computer che fa girare magari centinaia di siti diversi e voi affittate o vi regalano, insomma, una fetta della potenza di calcolo di quell'unico computer. Quindi possiamo avere un server fisico che contiene tanti server logici, oppure un server logico che per motivi di potenza deve essere supportato da più server fisici. Questo avviene a tutti e tre i livelli. Quindi, fino a quando però non sappiamo, non facciamo dei ragionamenti di scalabilità, no? Di potenza, di numero di utenti, l'architettura logica è la stessa. Poi, quando teniamo conto della scalabilità, del numero di utenti, del numero di richieste, allora dietro l'architettura logica devo progettare un'architettura fisica che sia in grado di reggere il carico, allo stesso tempo col costo minimo possibile. Però è un problema di cui possiamo non occuparci fin tanto che non pensiamo al deployment o al costo di mantenimento dell'infrastruttura. Dal punto di vista del meccanismo di funzionamento non cambia nulla, quasi. Ok, quindi
disegnando in modo diverso questa cosa, noi abbiamo sempre un browser che interroga un server. Noi lo vediamo così, un browser che è collegato, sia il browser che il server sono collegati entrambi a internet. Io internet lo vedo come un buco nero, una scatola, una nuvoletta attraverso cui passano le informazioni, non vado a vedere come è fatta dentro. Okay? In realtà noi sappiamo che all'interno del server ci saranno già diversi livelli, no? Qui ho provato a disegnare delle macchine fisiche per ricordarci che non è solo una piramide disegnata così con colori carini, ma dietro c'è dell'hardware, c'è della roba che costa soldi, che ciuccia energia elettrica, che si spacca una volta ogni 2 giorni, e quindi dietro c'è una serie di macchine fisiche che rispondono a queste domande, che tra di loro saranno collegate anche loro in rete, sempre usando le tecnologie di internet. Ok, partiamo dal componente primo, principale, no? Il cosiddetto server web. Allora, il server web, o detto anche server HTTP, fa un mestiere nella vita. Gestisce il protocollo HTTP. Quindi, per capire cosa fa il server web nella vita, dobbiamo dare un'occhiata a come funziona il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP è un formato di scambio dati che prevede due tipi di messaggi. C'è un tipo di messaggio che è pensato quando un client vuole fare una richiesta al server. Quindi quando voi nel vostro client scrivete un indirizzo web, il vostro browser capisce che indirizzo voi volete vedere, su quale sito volete andare, e manda a quel sito una richiesta, dicendo, senti, dammi questa pagina, dammi questo contenuto. Questa richiesta è il messaggio di richiesta HTTP. Il server web riceve questa richiesta, la analizza, la capisce, vede se è valida, se gli ho chiesto una cosa che esiste o se una cosa che non esiste. Banalizzando, cerca un file su disco che corrisponde alla richiesta che hai fatto e compone un messaggio di risposta, che è la risposta nel formato detto risposta HTTP, HTTP response, e lo rimanda al browser. Questa comunicazione la possiamo vedere in qualunque momento. Prendiamo un sito, questo. All'interno dei browser oggi ci sono già gli strumenti di analisi che ci permettono di far vedere, dunque, altri strumenti, questo è Chrome, ma anche in Firefox c'è una cosa analoga, anche in Internet Explorer, strumenti per sviluppatori. Quindi dentro il browser, voi magari non l'avete mai toccato, ma c'è dentro un potente debugger che fa vedere che cosa succede. Allora, io mi voglio concentrare adesso. Serve metterlo sotto, qua sotto, qua, là. Sull'aspetto di rete. E vedere che cosa succede quando carico questa pagina. Allora, io ho ricaricato l'home page del Politecnico e qui sotto, adesso lo allargo, il browser ha tenuto traccia del lavoro che ha fatto. Concentriamoci, e quindi ha fatto 51, c'è scritto qua sotto, 51 richieste. Concentriamoci sulla prima, richieste nel senso di richieste HTTP. Ciascuna di queste richieste è venuta in un tempo diverso, ma poi vediamo questo discorso delle richieste successive. Concentriamoci sulla prima. Cosa succede? Io ho scritto www.polito.it da sopra, in realtà ho fatto aggiorna perché era già scritto, e il mio browser, Chrome, su questo computer, ha capito che io volevo andare su quel sito, ha composto un messaggio che si chiama richiesta HTTP e l'ha mandato a quel sito. Qual è questo messaggio? È qui. Dunque, per vederlo devo selezionare la richiesta, e questa è
è la richiesta. Adesso vi di questo indirizzo. Quindi il mio browser ha mandato al server del Politecnico un'unica riga, non è vero, non è una sola, ma quella più importante è una, con scritto get slash, la radice, l'home pages, basta. Insieme a un po' di informazioni aggiuntive che sono qua sotto. Però ha mandato un messaggio di esattamente i byte che sono transitati. Quando voi andate, aprite il vostro computer, andate sulla home page del Politecnico, il vostro computer manda al server del Politecnico esattamente quei byte lì, esattamente quel testo lì. La vera richiesta HTTP è la prima riga, get indirizzo protocollo. Cioè, HTTP barra 1.1 è il browser che dice, senti, questo è un messaggio in formato HTTP e io so parlare la versione 1.1 dell'HTTP, che è quella corrente dal 92 in avanti. Io voglio, get, dammi, il browser parla, dice al server, dammi questa pagina. E il server risponde così. Quest'altro response è la risposta del server. Quindi il server del poll risponde HTTP 1.0. Dice sì, anch'io parlo HTTP, ma solo la versione 1.0, non la 1.1, quindi parliamo quella. Ok, la tua 200, ok, sono la stessa cosa. 200 è il valore numerico, ok, la stringa di testo che vogliono dire la stessa cosa. Risposta, richiesta esaudita, vuol dire. Ti do la pagina. Questo è, se vogliamo, l'osso. Ridotto all'osso HTTP. Tutte le volte che facciamo un click, il browser manda una riga con scritto get a un server e il server analizza quella richiesta e risponde dicendo ok, eccoti ciò che mi hai chiesto. Gli altri sono dati di contesto. Sì, nella richiesta io dico anche, guarda, io il sito che sto richiedendo è questo, per cui se su quell'unico server fisico ci fossero ospitati tanti siti virtuali, ti dico qual è quello che mi interessa. Dico chi sono io, guarda che io sono un browser con questa versione tal dei tali, così se vuoi segnatelo a scopi statistici, oppure se vuoi, diciamo, personalizzare la pagina perché magari alcuni browser funzionano meglio di altri, ti dico che io browser sono in grado di decodificare sia l'HTML che l'XHTML che l'XML, ti dico che se vuoi puoi mandarmi la risposta in modo compresso, quindi non mandarmi l'intero file che ti ho chiesto, ma prima zippalo così occupiamo meno banda, eccetera, eccetera. Ma una serie di istruzioni pratiche in aggiunta che qualificano meglio la richiesta, ma la vera richiesta è già qua. E così c'è la risposta che è tutta qua, e poi adesso ci sono delle informazioni di contesto relative alla risposta. La risposta dice va bene, io ti sto rispondendo in questo momento, 22 novembre alle 14:24. Ora di Greenwich, per quello che noi siamo da qua, è il 15, ma l'ora di base è il 24, era alle 14, scusate. Il nome del server, la pagina che ti sto dando, il documento che mi hai chiesto, è stato modificato per l'ultima volta un'ora fa. Vedete che io adesso alle 14:24 ti do una pagina che è stata modificata, last modified, alle 13:48. Un'ora fa, l'ultima modifica. Del documento che mi hai mandato e ho deciso di compattarlo con l'algoritmo gzip perché tu mi hai detto che tu browser mi hai detto che eri capace a scompattartelo poi e quindi io per risparmiare spazio te lo mando compattato e cose di questo genere e ciò che ti ho mandato sono 7877 byte. Boh, questo in essenza è il cuore del protocollo HTTP. E ogni volta che noi clicchiamo su un link o scriviamo un indirizzo, il nostro browser sta mandando una richiesta simile a questa a un server da qualche parte del mondo, il quale vede questa richiesta e ubbidisce normalmente e dà una risposta. E che cosa contiene la risposta? È
In questo caso ho chiesto l'home page del Politecnico, quindi la risposta sarà la pagina iniziale del Politecnico. In che formato viene restituita questa pagina del Politecnico? Nel formato HTML, che è questo. Quei 7700 byte di risposta sono qua, li possiamo vedere tutti. È esattamente il contenuto di questa pagina. E dice, sì, ma io non la vedo scritta così, vedo delle icone, dei colori, dei menu. Certo, perché questo è il lavoro del browser, che il browser quando riceve questa pagina scritta nel linguaggio HTML, interpreta questo linguaggio e me la visualizza in una forma più umana. Non visualizza il codice HTML sorgente. Ma all'interno dell'HTML c'è, noi sappiamo che nella pagina del sito, scusate, nel sito del Politecnico c'è scritto a un certo punto, primo piano. Allora andiamo a vedere HTML, da qualche parte c'era scritto, non vi faccio un corso di HTML qua adesso, ma da qualche parte c'era scritto, eccolo qua, primo piano. Dentro l'HTML c'è scritto primo piano che è identificato da un tag che si chiama H2, che vuol dire titolo di secondo livello, messo dentro in un box. E a fianco ci sarà un altro box che si chiama eventi, un altro che si chiama dicono di noi, poi ci sono delle immagini, qua sotto c'è un tag che si chiama image che richiama un'immagine in formato JPEG e cose del genere. Quindi questo HTML è un linguaggio, un linguaggio testuale basato su tag, quindi su dei comandi inseriti all'interno di titoli di simboli maggiore e minore. I tag più importanti di HTML si imparano in 5 minuti, quindi è una cosa che ha un gradino di ingresso bassissimo, e attraverso questo linguaggio è possibile descrivere dei contenuti di pagina anche complessi. In realtà l'HTML da solo non riesce a fare una pagina di questo genere, deve essere combinato con i fogli di stile che ne definiscono il layout, quindi l'HTML definisce il contenuto e i fogli di stile definiscono il colore, l'impaginazione, i font e cose di questo genere. Quindi HTTP fa questo, ha permesso al mio browser, che non sapeva cosa fosse il sito del Politecnico, di mandare una richiesta al sito del Politecnico, ricevere indietro questo file HTML, che a questo punto il mio browser sa leggere, e quindi visualizzarmi. Stranamente il server web non sa leggere l'HTML. A lui che sia HTML, che sia un doc, che sia un PDF, che sia in sanscrito, non gli frega niente. È un file, sono dei byte che deve prendere e mandare al browser. Il server gestisce l'HTTP. HTTP trasferisce dei file, fine. È il browser che deve capire il significato di questi file e mostrarli in una forma decente all'utente. Ok? Ma se tutto qui, perché dopo questa richiesta iniziale ce ne sono state altre 50? Perché l'HTML è un linguaggio principalmente testuale. Quindi l'HTML è in grado di impaginare del testo testuale, del testo, scusate, però in un linguaggio di testo non posso inserire un'immagine. Posso dire al browser, guarda, qui ci vorrebbe un'immagine. Per esempio, col tag image. A un certo punto dico, va bene, qua dove ci vuole il logo, mi serve l'immagine che sta in questo file. logopoli.png. E quindi il browser cosa fa? Il browser vede, capisce che in quel punto lì ci deve mettere quell'immagine. Quell'immagine non ce l'ha, ma qui c'è scritto che quell'immagine ce l'ha il server web a cui posso chiederla. E infatti vedo che 4-5 richieste dopo, qua, il mio browser ha chiesto al server del Poli, dammi un po' questo file, logopoli.png, e lui, adesso qua si vede male perché c'è la trasparenza, mi ha dato il file col logo del Politecnico. Quindi il file HTML all'inizio, no, delle tante richieste, la prima mi ha chiamato documento, cioè l'HTML. Tutte le richieste successive sono relative alle immagini, ai font, ai fogli di stile,
agli script che cambieremo tra un attimo, che sono inseriti all'interno della pagina. L'HTML richiama semplicemente questi elementi dicendo qua ci vuole questa immagine. Il browser quando legge l'HTML dice ah qua dovrei mettere quell'immagine, non ce l'ho, andiamo a chiedere al server e fa una richiesta nuova in più. Queste richieste ovviamente richiedono un certo tempo, vedete che tutte le richieste successive alla prima, questo è l'asse dei tempi in cui sono avvenute, possono partire solo dopo che la prima è stata finita, è stata ricevuta completamente. Cioè solo dopo che ho ricevuto l'intero HTML, comincio a guardarlo e dico, ah, mi manca un pezzo, mi manca un'immagine, mi manca un font, mi manca un carattere, mi manca un colore. E allora comincio a scatenare una serie di richieste, fogli di stile, script, immagini PNG, immagini JPEG, e basta, sono quasi tutte immagini. Script e fogli di stile, sono questi gli elementi che vengono inclusi. Qui ci fa vedere anche, Initiator, in quale riga del file HTML c'era la richiesta che ha scatenato, c'era diciamo, l'inclusione, il tag che ha scatenato questa richiesta. Quindi, HTTP serve per trasferire documenti. Ma per come sono fatte le pagine web, un singolo click non corrisponde a una sola richiesta HTTP, ma a molte. La prima per ottenere il documento, quelle successive per ottenere tutti gli elementi, diciamo, grafici e interattivi che compongono la pagina. Poi, per fortuna, non deve recuperare tutto ogni volta. Se io clicco da qualche parte e poi ritorno sull'home page, torniamo su, aspetta, cancelliamo tutto, scusate, cambio pagina, poi cancello, poi ritorno all'home page. Queste richieste io ho letto ma sono scemo, me la sono salvata, non l'ho buttata via, per cui quando tu torni sulla stessa pagina vedo che l'HTML richiede la stessa immagine nello stesso punto, riuso quella che mi ero salvata un attimo prima e evito di fare effettivamente nuove richieste verso il server. Quindi questo accelera la navigazione, quindi non è vero che invece solamente alcune di queste richieste sono avvenute realmente, mentre altre sono state riusate. Quindi per fortuna il rapporto non è sempre di 1:50. Quando entro per la prima volta su un sito nuovo, sì, devo caricarmi tutto. Quando continuo a navigare sullo stesso sito, molti degli elementi grafici li ho già, il browser li ha già, e quindi non sta a richiedere ogni volta. Ma questa è un'ottimizzazione che fa il browser, non c'entra niente col protocollo HTTP. Quindi il protocollo HTTP lo possiamo riassumere così: il browser manda un messaggio di richiesta molto semplice, di cui quello che interessava la prima riga, e il server risponde anche lì con un messaggio molto semplice, in cui se va bene la prima riga ti dice ok, e dopo un po' di informazioni collaterali compare il documento vero e proprio che hai chiesto. Questo è il funzionamento di base. Un'altra cosa strana di HTTP, scusate, andiamo qua, è che le 51 richieste che abbiamo visto prima, che noi diremmo, e il browser dice, che sono correlate, perché sono 51 richieste HTTP che servono per costruire una pagina unica. Dal punto di vista del server web invece sono indipendenti, scorrelate. Cioè quando il browser si vede arrivare una richiesta per, che ne so, questa immagine qua, menu ricerca.jpg, che a un certo punto arriva quella richiesta,
Lui non, il server non collega il fatto che questa richiesta arriva da questo browser installato su questo computer in aula 5i, perché un attimo fa, stiamo parlando di 200 millisecondi fa, questo suo computer ha richiesto la pagina iniziale del sito, l'home page del sito. Non c'è contesto in HTTP. Ogni richiesta fa a sé. Quindi voi il server web immaginatelo come uno che sta lì in attesa di comandi. Arriva una comando, get slash, dammi la pagina iniziale. Vado a vedere dove sull'HTML qua, index.html, tieni. E poi mi dimentico di te. Se un attimo dopo mi richiede un'altra cosa, è come se non ti avessi mai visto, né conosciuto. Ma non importa, non mi impedisce di darti questa benedetta immagine che mi hai chiesto. Si dice in gergo che il protocollo HTTP è un protocollo senza memoria. Cioè esegue ogni richiesta senza tener conto né delle richieste precedenti né del contesto in cui sono nate queste richieste. Questa è una delle cause del suo enorme successo e una delle cause di tantissimi mal di pancia, tra cui i cookie. Suo enorme successo perché lato server è più facile da implementare. Se ogni richiesta deve essere esaudita senza sapere quali sono le richieste precedenti, chi le ha fatte, come, ho tante richieste, metto 10 server paralleli e le eseguiranno, cioè le divido, le partiziono. Tanto ogni richiesta che mi arriva la devo trattare, le devo rispondere indipendentemente dalle altre, quindi non ho bisogno di sapere, ma questa è una richiesta nuova, è un utente nuovo, è lo stesso di prima, si è autenticato, non si è autenticato, non mi sta chiedendo la pagina, questa immagine per inserire in quale pagina, non me ne frega niente, ma ha chiesto questa immagine, ce l'ho, te la do, non ce l'ho, do errore, fine. La sua semplicità fa sì che le implementazioni dell'HTTP siano molto semplici da fare, quindi server web siano software molto semplici, robusti, estremamente efficienti. E questo è il motivo che per cui da 25 anni a questa parte questo protocollo continua a essere usato sempre di più, pur nella sua banalità. Sono due righe, get, ok. Poi c'è solo get, ci sono altri comandi, ma all'osso è questo. Quindi è stato la semplicità di HTTP rispetto ad esempio a FTP che esisteva già prima e serviva anche lui per trasferire file, questo è estremamente più semplice. E l'ha fatto sopravvivere. E viene usato ovunque. Lo svantaggio è ovviamente che se al server web non interessa per nulla sapere che chi è su questa pagina, poi ha cliccato qui, è lo stesso utente, poi clicca qui, è lo stesso utente di prima, clicco qui, è lo stesso utente, io lo so, il browser lo sa perché tiene traccia, il server non lo sa. A volte però, almeno una volta, quasi sempre, quando noi navighiamo, vogliamo che il sito si ricordi di noi. Perché se io entro, adesso qui sto navigando la parte pubblica del sito del Politecnico, va bene. Ma se cominciassi a entrare nella mail del Politecnico, devo dare la password, e una volta che ho dato la password vorrei che poi le pagine successive, cioè il contenuto della mail, fossero le mie, non quelle di un altro. Cioè il sito deve farmi vedere poi le mie mail, quelle relative alla password che ho messo 5 minuti prima. Quindi noi vogliamo che l'applicazione con cui interagiamo si ricordi di noi, ma le singole richieste HTTP non si ricordano di noi, per come sono fatte. E quindi dobbiamo inventarci dei trucchi, dei meccanismi per poter creare questa illusione. Quindi, rimanendo al livello base, come funziona? Gli ingredienti minimi sono il protocollo HTTP per trasferire file, il linguaggio HTML per descrivere il contenuto della pagina e gli indirizzi web basati su appunto il classico modo in cui abbiamo di scrivere HTTP o HTTPS, il nome del server slash il nome del contenuto all'interno di quel server. Un modo uniforme per dare dei nomi a qualunque risorsa su internet. E una URL viene, USTA per Uniform Resource Locator, viene spezzata in due parti,
Una parte che è il nome del server, che viene convertito in un indirizzo IP per poter contattare con un socket internet il server stesso, e la parte seguente invece viene usata per identificare qual è il file all'interno del disco del server web che mi interessa. Questo è un modo per dare un nome univoco, una stringa di testo univoca, per identificare qualunque documento al mondo accessibile su web. Ed è un modo, se ci pensiamo, totalmente decentralizzato. Se io domani voglio aprire un server su internet, mi registro il nome presso un qualunque provider e avrò un suo nome, e ci metterò dentro i file che voglio senza chiedere permesso a nessuno. Se poi nessuno ci va sul mio sito, nessuno mette il link per arrivare sul mio sito, quel sito rimarrà lì morente. Ma se poi qualcuno invece lo collega, io lo pubblicizzo o altro, nasce e cresce indipendentemente. Quindi questo è uno dei motivi per la veloce e rapida crescita, sostenuta crescita che ha avuto internet, perché non devi chiedere permesso a nessuno, non devi chiedere una partita IVA, un'autorizzazione, metti un documento e immediatamente quello è accessibile. Domani lo togli, non c'è più. È totalmente decentralizzata la gestione dei documenti sul web o delle informazioni sul web. Ciascuno è responsabile dei documenti che mette senza dover necessariamente passare da altri, a differenza di altri metodi di informazione e di comunicazione. Quindi avere un modo uniforme per dare i nomi ai file, un modo uniforme per trasferire i file HTTP e un modo uniforme per descrivere le pagine. Questi sono i tre ingredienti, e ovviamente l'uso della rete internet attraverso il protocollo TCP/IP di più basso livello, che permette di scambiare questi messaggi di risposta a richiesta HTTP. Queste sono le tecnologie che erano sufficienti per costruire i siti statici. Ve lo faccio vedere in un altro modo ciò che succede. Voi siete all'interno di un browser, cliccate un link oppure scrivete un indirizzo, il browser pensa, cioè elabora, il software del browser dice ok, l'utente ha cliccato lì, quindi dove vuole andare, e il browser costruisce al suo interno il messaggio di richiesta HTTP. Una volta che ha costruito questa richiesta, non fa altro che mandarla al server web. Quindi il tempo da T1 a T2 è un tempo di transito in cui la richiesta web va dal mio browser al server che ho scelto, che ho selezionato. Dopodiché il server riceve la richiesta, da T2 a T3 la analizza, accede al disco, quindi recupera il file che serve, il documento che serve, da T6 a T7 compone la risposta HTTP, quindi prende quel file, gli mette l'intestazione davanti, dice ok, dice la lunghezza, dice la data, queste informazioni, e poi la rispedisce al browser. Da T7 a T8 di nuovo la risposta HTTP viaggia all'indietro, ritroso, dal server verso il browser. Al tempo T8 viene ricevuta dal browser, e tra T8 e T9 il browser la impagina e me la mostra. Qui è finito. Quindi abbiamo dei tempi di elaborazione nel browser, T0, T1, T8, T9, dei tempi di elaborazione nel server, da T2 a T7 essenzialmente, il lavoro che fa il server, dei tempi di attesa dovuti allo scambio di dati attraverso la rete internet, da T1 a T2, da T7 a T8. Io T7 a T8 l'ho fatto più lungo, perché tendenzialmente la risposta è un file più grosso rispetto alla richiesta. Se la richiesta sono qualche centinaio di byte, la risposta sarà qualche migliaio di byte. E quindi ci metterà un tempo maggiore ad arrivare a una determinata velocità di connessione. Ovviamente qui poi l'utente è libero di pensare, leggere il contenuto, quando farà un altro click tutto il processo si ricomincerà da capo. Qui in realtà è semplificato, nel senso che sappiamo che per un click in realtà questo processo viene già ripetuto 50 volte, 51 volte, sullo stesso server. E quindi da questo grafico possiamo capire il tempo richiesto
da una richiesta web. No? Abbiamo un tempo di esecuzione di una richiesta che è dato da un tempo di latenza più un tempo di trasferimento. Tempo di latenza è il ritardo minimo che devo pagare anche per una richiesta, diciamo, al limite di 0 byte. Se io dovessi fare una richiesta di 0 byte, ci mette 0 millisecondi? No. Perché comunque la richiesta la devo mandare al server, il server deve elaborarla un attimo per poi capire che la risposta c'è di 0 byte e deve mandarmi comunque indietro la risposta dicendo ok, la risposta c'è, il file è lungo 0. Okay? Quindi è un tempo minimo che qualunque richiesta web impiegherà sempre, per semplice che sia, che è essenzialmente il tempo di far andare e tornare un pacchetto di rete, un messaggino di rete, dal client al server e viceversa. Poi ovviamente questo tempo sarà tanto più grande quanti più byte ci sono da trasferire. E quindi si aggiunge al tempo di latenza minimo, di attesa minimo, un fattore che dipende dalla dimensione del file HTML o delle immagini o dei file che stiamo trasferendo. Più è grande la dimensione, più grande sarà l'attesa, diviso per la velocità di trasferimento, che ho detto throughput, che banda hai, a che velocità stai trasferendo. 1 kilobyte al secondo, 2, 10, 100, 1 megabit al secondo. Quindi più è pesante la pagina, più elementi contiene e più è basso il throughput della tua connessione, la velocità della tua connessione, più tempo ci vorrà per vedere la stessa pagina a parità di contenuto. Quindi questo è il tempo percepito dagli utenti che visitano il nostro sito. Due fattori che sono in larga misura dipendenti da che cosa? Dal tipo di connessione internet. Il throughput è la quantità di byte al secondo che posso trasferire verso un utente alla massima velocità. Da che cosa dipende? Dipende da quanta banda ho io, server, da quanta banda ha l'utente, da quanto è congestionata internet in mezzo, ma di questo non ci posso fare un granché, e da quanti utenti contemporanei ci sono sul mio sito. Perché io posso avere una banda di 100 megabit al secondo, ma se ho 1000 utenti, ciascuno avrà 0,1 megabit al secondo. Conti proprio banali. E quindi l'utente percepirà un sito che è via via più lento se il numero di utenti su quel sito è maggiore. Non solo più lento nel trasferimento, ma anche più lento nella risposta. Perché se ho tanti utenti, il tempo di elaborazione interno, l'accesso a disco, dovrà essere potenza di calcolo che ho, la dovrò dividere tra un numero di utenti maggiore. Quindi, cosa devo fare se ho un sito ad alte prestazioni e voglio servire molti utenti? Devo fare essenzialmente due cose: dimensionare opportunamente l'hardware per avere un tempo di elaborazione veloce, macchine potenti, anzi meglio tante macchine replicate che si dividano il carico, in modo che su ciascuna macchina vengano gestite solo poche richieste contemporanee. Connessione di rete veloci, non per il singolo utente, perché a me, tu dici, ma io ho una rete da 100 megabit, il mio utente c'è una rete da 7 megabit, da DSL di casa, sì, ma non ne hai uno solo, ne hai 100 di utenti che arrivano contemporaneamente, quindi devi fare i conti con 700 megabit, che sono 7 per ogni utente. Ci stai dietro o li rallenti? Se l'utente è lento perché è colpa sua, va bene, lo accetta. Se l'utente è lento perché è colpa tua e quindi il sito va più lento rispetto a quanto potrebbe andare la sua connessione internet, un pochino si arrabbia, perché non hai investito abbastanza in connettività. E poi una cosa che fanno ancora i siti di grande dimensione è di lavorare anche sulla latenza, è quello di distribuire il server. Ma non solo in un'unica sala server ne metto 10 in parallelo, ma questi 10 li metto nei 5 continenti. Li sincronizzo, ma faccio in modo che poi la richiesta dell'utente arrivi al computer più vicino geograficamente al richiedente. Si chiama CDN, Content Distribution Network, e sono quelle che permettono, che ne so, vi permetto di vedere, che ne so, un feed di Netflix
che arriva però dagli hard disk europei di Netflix e non da quelli californiani, perché altrimenti avreste una latenza nella visione troppo lenta. Quindi sono tutti accorgimenti tecnici che si basano proprio sul meccanismo semplice di richiesta e risposta, che permettono di gestire la scalabilità. L'HTTP è lo stesso. Se prendo un computer vecchio di 10 anni, un server voce lo monto sopra e funziona, non sarà in grado assolutamente di gestire un carico degno di un sistema informativo serio se non investo invece in infrastruttura più pesante. Ecco, al di sotto, vi commento ancora questa figura, poi interrompiamo per la fase successiva. Allora, questa figura prova a riassumere ciò che ci siamo detti. Ciò che ci siamo detti è l'utente, il browser, internet attraverso la quale viaggia la richiesta e la risposta HTTP, il server web, e finora abbiamo fatto l'ipotesi, di comodo, che il server web potesse rispondere alla richiesta semplicemente prendendo un file che era già pronto su disco, un file HTML oppure un file di tipo immagine, a seconda di cosa ci fosse nella richiesta. E il browser, oltre che fare il lavoro di fare le richieste, che svolge il lavoro di fare le richieste, ha il compito di impaginare la risposta che riceve. Layout engine, un motore di layout, di impaginazione, che permette all'utente di vedere il contenuto della pagina. Allora, questo è ciò che faceva Berners-Lee nel 1992, che facciamo ancora oggi, ma intorno a queste figure si è arricchite di una serie di funzionalità che sono quelle a cui siamo abituati. Quindi la prossima volta vedremo come arricchire questo di tutte le funzionalità di layout, di grafica, di interazione, eccetera, che, diciamo così, usiamo nel 2016 e non nel 95.